Benvenuti nuovamente nella mia cucina, cari amici ed affezionati della buona cucina italiana. Oggi facciamo un grande classico che sicuramente allieterà tutti quanti i palati, con qualcosa tra l'altro che troviamo sempre nel nostro frigo, nella nostra dispensa. Facciamo un salvacena ed io vi propongo degli spaghetti alla puttanesca. Vi piace l'idea? Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questo buon piatto, mettiamoci al lavoro. Io sono Chef Fabio, i fornelli ci aspettano. Gli ingredienti sono 250 g di pomodori ciliegino, ci serviranno 5 filetti di acciughe, 20 g di capperi, potete utilizzare sia quelli in salamoia oppure quelli sotto sale, 50 g di olive, io uso quelle Leccino, ma potete usare quelle Gaeta, quelle Taggiasche, qualsiasi cosa, sono già denocciolate, una tazzina di vino bianco e un bel mazzetto di prezzemolo. Vediamo insieme come realizzare il piatto, è molto veloce, quindi se volete bloccare il video fatelo pure, segnatevi gli ingredienti, così cuciniamo insieme. Tagliamo subito il peperoncino, l'aglio rigorosamente in camicia, accendiamo il fuoco, mettiamo il nostro trito dentro la padella e ci mettiamo anche abbondante olio d'oliva. Sta soffriggendo, noi togliamo l'aglio, lo mettiamo da parte. Ho abbassato il fuoco, metto i capperi e le acciughe e lascio andare in questo modo. Come vedete le acciughe con il calore si sciolgono e noi andiamo a inserire subito le nostre olive. Utilizzate se potete quelle sott'olio, sono più buone. 3 minuti circa da che abbiamo messo tutti gli ingredienti all'interno della wok, vado subito a mettere il vino bianco per lasciar sfumare. Aspettiamo anche che l'alcol evapori del tutto. Intanto che l'alcol evapora, noi abbiamo lavato i pomodori e li cominciamo a tagliare. Allora, potete decidere se togliere i semi interni oppure no. Io voglio rendere la ricetta più casereccia, quindi non li tolgo, ma li taglio, come potete vedere, in quattro, così, in questo modo. L'alcol è evaporato, abbiamo tagliato i pomodori, ora possiamo andare a mettere tutto quanto nella padella. Giriamo, fiamma media. Quando ricomincerà a sobbollire, noi andiamo a coprire la nostra padella e poi facciamo appassire i pomodori. Metto giusto un pizzico di sale perché le alici, le acciughe insomma, e anche i nostri capperi erano già salati, quindi non servirà mettere molto sale. Nel frattempo vado a tagliare il prezzemolo che lo aggiungeremo solo a fine cottura. Ok, tagliamo il prezzemolo, togliamo queste parti un po' più grosse e cominciamo a tagliarlo molto fine. Anche col prezzemolo ci siamo, ora andiamo a prendere, nel frattempo che il sugo si cuoce, un pentolino per poter mettere la nostra pasta. Ricordatevi che questa ricetta che io sto facendo è per 2 persone. Amici, il profumo è davvero fantastico. Come vedete, i pomodori stanno cominciando a cedere la loro acqua al sugo e stanno cominciando anche a conferire un po' di colore. Lasciamoli appassire per bene, ancora con coperchio chiuso. Nel frattempo l'acqua sta bollendo quasi. Andiamo ad inserire la pasta. L'acqua degli spaghetti bolle, io vado ad inserire 250 g di spaghetti. Abbiamo detto che la ricetta è per 2 persone. Il nostro sugo è pronto, io vado a mettergli il prezzemolo e un po' ne lascio da parte per guarnire alla fine il piatto. Mescoliamo. Come vedete, io lascio il sughetto un po' liquido, questo ci servirà per amalgamare meglio gli spaghetti che stanno terminando la loro cottura e poi li possiamo andare a saltare insieme al sugo.
Perfetto, la cottura della pasta dovrebbe essere 12 minuti, io l'ho lasciata però cuocere per 10 perché i 2 minuti restanti li andiamo a recuperare quando saltiamo la pasta. Io nel mentre che cosa faccio? Mi preparo una tazza e metto un paio di mestoli di acqua di cottura che sicuramente ci può servire nel momento in cui andiamo a saltare la pasta con il sugo. Scolo la pasta e la vado a inserire nel saltapasta. Diamo una bella mescolata. Il sugo è già caldo, quindi non c'è bisogno di riaccendere il fuoco sotto. Io vado a inserire anche un po' di acqua di cottura e un goccio d'olio di oliva, come potete vedere, e saltiamo la pasta. Prendiamo i nostri spaghetti, formiamo un nido. E la andiamo a mettere nel piatto. Con un cucchiaio andiamo a prendere un po' di pomodorini e un po' di olive, le mettiamo sopra in questo modo e andiamo a decorare con un po' di prezzemolo. Ecco a voi ragazzi, gli spaghetti alla puttanesca sono pronti. Andiamo con la prova dell'assaggio. Bene ragazzi, siamo finalmente giunti alla prova più bella che possa esistere, ovvero quella della prova dell'assaggio. Come avete visto, il piatto è semplice, il piatto è molto veloce da realizzare, un vero salvacena. Io lo accompagno con un buon Chianti perché siamo in Toscana, quindi non può mancare. Andiamo ad assaggiare quindi il piatto, questi buonissimi spaghetti. Come vedete li abbiamo fatti saltare avendo mantenuto un po' d'acqua di cottura. Questo serve per fare una piccola cremina agli spaghetti. Andiamo ad assaggiare se sono equilibrati nei sapori. Davvero perfetti. Anche di sale sono davvero buoni perché sia i capperi che le acciughe rilasciano ovviamente la loro salinità all'interno del sugo. Un po' di dolcezza dei pomodori, il prezzemolo, il peperoncino, insomma, un piatto equilibratissimo. Sono certo che vi piacerà, fatelo, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere gli aggiornamenti dei video che verranno caricati e ci vediamo, come sempre, alla prossima video ricetta. Da Chef Fabio, un bacio ed un saluto. Ciao ragazzi!